Buongiorno, sono Gino Ruozzi e oggi volevo condividere con voi una lettura che a me piace molto, mi diverte molto e volevo appunto farne parte insieme. Si tratta delle Galline Pensierose di Luigi Malerba, che sono delle piccole favole, degli apologhi zen, che Luigi Malerba, uno dei grandi scrittori del Novecento, nato a Berceto di Parma nel 1927, morto una decina d'anni fa a Roma, ha scritto. Malerba ha scritto dei libri molto importanti di racconti, per esempio La scoperta dell'alfabeto che uscì nei primi anni 60, poi romanzi, ma anche questi particolari libri che lui definiva libri anfibi, cioè libri per ragazzi e per adulti. Le storie, le storiette, mozziconi e appunto in particolare quello che io prediligo, che è appunto le galline pensierose. Sono naturalmente galline molto intelligenti che si interrogano sui tanti significati della vita e che cercano naturalmente di essere protagoniste di un universo tutto loro, che naturalmente è l'universo nostro, invece, quello degli umani. Ve ne leggo una appunto per darvi un esempio appunto di come Malerba riesca a parlare naturalmente ai ragazzi, ma soprattutto naturalmente come sempre poi le favole hanno fatto nella tradizione esopica dall'antichità a oggi ai grandi e agli adulti. Questa è una gallina un po' incerta, così si chiama questo breve raccontino. Una gallina un po' incerta andava in giro per l'aria brontolando: "Chi sono io? Chi sono io?" Le compagne si preoccuparono perché pensavano che fosse diventata matta, finché un giorno una le rispose: "Una cogliona!" La gallina, un po' incerta, da quel giorno smise di vaneggiare. Ecco, questa è una tipica gallina pensierosa, appunto, nella quale potremmo appunto vederci riflessi, vederci interpretati. Questa, per esempio, invece è una gallina sapiente. Una gallina sapiente voleva insegnare alle compagne a contare e a fare le addizioni. Sul muro del pollaio scrisse i numeri da 1 a 9 e spiegò che mettendoli insieme se ne potevano ricavare altri più grandi. Per insegnare le addizioni scrisse su un altro muro: 1 più 1 uguale 11, 2 più 2 uguale 22, 3 più 3 uguale 33, e così fino a 9 più 9 uguale 99. Le galline impararono le addizioni e le trovarono molto convenienti. Infine, per chiudere questa breve scelta, appunto dalle oltre 140 galline pensierose scritte da Malerba, questa gallina che non era mai contenta, che è appunto una delle nostre caratteristiche umane. Dopo aver stabilito che anche le galline hanno l'anima, tutte le galline del pollaio decisero che doveva esserci il paradiso per quelle che se lo meritavano. Una gallina che non era mai contenta domandò se per caso ci fosse un posto migliore del paradiso. Grazie e buona lettura.